Buongiorno, oggi voglio parlarvi del nuovo numero di Rizzantiegi, il numero di maggio che è in edicola questo mese, il cui dossier è dedicato alle cure per l'intestino. Voi sapete che l'intestino è un organo molto importante, forse saprete anche che da lui dipendono il benessere di tantissimi organi importanti del nostro corpo, come il cuore, il cervello, le ossa. In pratica è il centralino della nostra longevità. Per questo i nostri esperti vi propongono dei consigli molto importanti per prendersene cura e fare in modo che si possa abbassare anche la nostra età biologica. C'è un altro argomento su cui vorrei soffermarmi con voi. Mi riferisco a una rubrica che pubblichiamo tutti i mesi dedicata alle parole o a citazioni da dirci per vivere bene, per vivere meglio. Io credo che sia molto importante trovare dei concetti profondi condensati in poche parole, perché possiamo richiamarli alla nostra mente ogni volta che abbiamo bisogno di fare delle riflessioni sulla nostra vita o di ricentrarci semplicemente. Questo mese i nostri autori hanno scelto una frase che fu detta dalla regina Vittoria. Lei disse questo, ascoltate bene questa frase, disse: "Ha poca importanza quello che la gente pensa di me. Ciò che conta è ciò che io penso di loro." Ribalta un po' la visione delle cose, non pensate? Immaginiamo tutte le volte che noi ci preoccupiamo di compiacere l'opinione degli altri, di fare delle cose nella speranza di essere apprezzati. La persona che passa vicino, che magari ci conosce, ci ha guardato male, compagno di lavoro che la pensa in un modo diverso dalla nostra e noi ci mettiamo in discussione. Ma chi l'ha detto che quello che pensiamo noi non è la cosa giusta? Chi l'ha detto che l'opinione degli altri è più importante della nostra? E soprattutto, adesso che siamo un po' più adulte, forse è arrivato veramente il momento di imparare a goderci la nostra autonomia, la nostra forza di pensare e di volere secondo la nostra visione del mondo. E dopo questo bagno di autostima, tema per il quale Rizza vi riserverà delle interessantissime sorprese il prossimo mese, ma non aggiungo altro. Vi voglio raccontare qualche altro argomento che troverete sul numero di Antiage di maggio. A chi si chiede io per cosa vivo, Raffaele e Michael Morelli rispondono che sono le passioni e gli interessi a dare un senso alla nostra vita. Separati in casa, i consigli dello psicologo per gestire al meglio questa condizione oggi molto diffusa. Scopri la routine, è l'integratore che ci protegge dall'aterosclerosi. Gli esercizi consigliati da una grande personal trainer che ci rimette in forma senza fare nessuna fatica. Questi e tanti altri articoli molto interessanti sul numero di Rizzantiegi di maggio, che potete trovare in edicola, oppure se volete scaricare subito la vostra copia, cliccate il pulsante qui vicino. Grazie!